Allora, la strada era un po' sconnessa, Parecchio. Parecchio. Cioè, io ti ho detto facciamo, perché anche se la macchina si presta a queste strade, anzi sono fatte apposta. Ti ci ho portato apposta. Ecco, però, esatto. E guarda in che posto bello ti ho portato. Siamo in mezzo alle Cretesenesi, di là si vede Siena, tutte le campagne nostrane del territorio, meglio di così. Questi sono territori che io conosco perché ci venivo a cavallo. Ci venivi a cavallo? Sì. Ma qui non siamo tanto distanti da cavalli. No? No. Dove sono? I cavalli sono per qua e soprattutto ci sono i fantini. Allora, i fantini. Te quant'è che fai fantini insieme a me? Questo è il secondo anno. Secondo anno? Secondo anno i fantini. Hai imparato? Andare a cavallo no. Io vi seguo la macchina, però ho bisogno di una macchina prestante per seguirvi. E questa è la Isuzu della serie Marcello, concessionaria esclusiva per Siena e provincia. Questa è l'ultima generazione, l'ultimo tipo, è il D-Max, è bellissima, interni in pelle, aria condizionata, ha tutti gli optional possibili e immaginabili, sedili riscaldati, insomma, forte, no? Questa è fortissima, è forse perfetta per quello che dobbiamo fare. Allora, quale direzione prenderemo? Si va di là. Di là, verso Siena? Sì, sì, sì. Chiamali intanto i fantini. Fantini! A cavallo. E ora noi andremo dai fantini. A cavallo. A cavallo. Potente Isuzu insieme a Pietro, siamo venuti e siamo nella scuderia di Elias Mannucci, detto Turbine, ha corso 8 carriere, non ha mai vinto. Perché non ha mai vinto? Perché ancora devo vincere. Allora sei un pochino? Sono un pochino nei tempi giusti. Nei tempi giusti. Allora, è nato a San Miniato, provincia di Pisa, il 30 ottobre 1991. Come ti senti? Molto bene. Beh, ti sei trasferito, per cui sei qui nella zona di Rapolano Terme. E allora, iniziamo a vedere i cavalli, poi chiaramente c'è te a cavallo, poi c'è tutta l'intervista, tutte le cose ormai come da protocollo noi facciamo. Allora, cavalli, quanti cavalli hai al protocollo? 3 al protocollo. 3 al protocollo. Allora, faccio di vedere. Partiamo il primo A? Il primo, sì. Allora, questo è il primo cavallo che Elias porterà al protocollo. Questo è Tiepolo, cavallo Tiepolo. Già conosciuto, sì, 12 sì. anni, e ha fatto diverse stagioni al protocollo, corse fuori, ha vinto un palio di Fucecchio e quest'anno l'ho preso io. Ha fatto una bella stagione, dai, è andato molto bene sia a Monticiano. Per cui ha fatto la tratta questo? Ha già fatto la tratta, sì. Sì. E niente, ha fatto tutta la stagione. Allora, rifarà la tratta e probabilmente 12 anni, per cui si fa un cavallo maturissimo. Sì, sì, sì. E com'è, come carattere, come attitudine? Ma è bravo, è bravissimo. Sì. Sì. Il cavallo ormai ha esperienza, ha già fatto anche nei pari fuori. Un bel cavallo, dai. Poi e le corse del protocollo come è andato? Molto bene. Sì, sì, sì. Monticiano ha vinta una, un'altra. Siamo arrivati lì insieme con Enrico e non è andato bene. Fisio ce l'ha, non gli manca. Quindi, esperienza anche, vediamo dai. Cavallo che potrebbe far parte dei 10 del palio. Sì, teoricamente sì, ha tutte le carte per poter far parte, poi ripeto, vediamo. Senti, e la notte chi lo monta? Io. Sì. Mm. E la tratta lo monta? Vediamo. Che te cominci a fare il paraculetto, Bene, bene, allora hai corso 8 pali, il primo nel 2015 luglio e l'ultimo luglio 2023. Poi alcuni pali non ha montato, che è successo? Tipo agosto 2015, agosto 2016,
luglio 2017, agosto 2018, insomma se sempre luglio, agosto 2019, agosto 2022, agosto 2023. Perché? Ma perché una voglia, lo si uno no. Per avere un po' di continuità bisogna vincere il palio. E allora poi magari un po' più di continuità ce l'hai. Così purtroppo a volte le situazioni di contrade che corrono, a volte bene, a volte un po' meno bene, a volte gli incastri non vengono e tocca rimanere a piedi e dispiace. Quest'inverno come sta? Molto buono. Molto positivo. Positivo. Allora, questo è Tiepolo, sì. Ora andiamo a vedere gli altri due. Sì. Questo è un cavallo 6. Sì. Allora, spostiamo all'altro box. Questo è un cavallo nuovo preso quest'anno in Sardegna. Anni? Anni 5. Demonio Fio si chiama. L'ha preso in Sardegna? Sì. Ma a fondo inglese o fondo arabo? Fondo arabo. Ecco, Tiepolo invece c'è come? Fondo inglese. Fondo inglese. Sì. È andato molto bene anche lui quest'anno. Primo anno, ma Monticiano l'ha vinto tutte e due, ha corso bene sia a Monteroni, ha corso bene a Pian delle Fornaci, quindi sono molto contento, dai, si è comportato bene. Ora, cavallo svelto? Sì, ora se tutto va bene farà prova di notte a luglio e anche agosto e dai, questo è l'anno per fargli vedere piazza e che impari un pochettino e poi vediamo prossimo anno, sicuramente è un cavallo molto positivo. Questo spiace, eh? Sì, stai no, parlando con grande entusiasmo. Sì, perché per essere poi il primo anno si è comportato veramente bene, quindi. Ma sono contento di tutti, Come perché si chiama? Demonio Fio. Demonio Fio. Fammelo vedere un attimo, spostati. Ah, giusto, è proprio fisico piazzaiolo. Vediamo. Bene. Senza fretta. Allora, vediamo di notte Demonio Pio che farà il suo ingresso in Piazza del Campo e poi logicamente se ha i numeri andrà avanti. Nel proseguo. Allora, poi c'è Cripta. Questa è una femmina? Questa è una femmina. Bravo. Come si chiama? Cripta. Cripta. Anche lei si è comportata molto bene quest'anno, ha fatto fondo inglese, ha fatto Mociano ieri l'altro, l'ultimo Mociano, ha fatto tutto il protocollo, è già un po' più esperta lei, ha già fatto prova di notte, quest'anno può fare la tratta e vediamo, dai, si è comportata bene, sono molto contento anche di lei. Insomma, c'è un pochettino. Tre cavalli positivi tutti. Molto positivi, sì, mi sono divertito, sono andati bene. C'è quello più esperto del Tiepolo. Esperto e questi 2-5 anni. Sì. Che lei 6. Lei 6 anni. Bravo, caro Elias. Senti, ma vedendo tutte le corse eccetera, che giudizio dai al parco cavalli che vedremo alle previsite e poi logicamente le vedremo per la tratta. Ci sono dei cavalli molto interessanti, qualcuno già visto che comunque si è confermato e anche qualcuno nuovo e comunque per un futuro in piazza diciamo secondo me sarà molto positivo, quindi diciamo che c'è sia il presente che il futuro per i cavalli, per quello che si è visto quest'anno insomma. Senti, l'inverno come andrà? Bene. Sì. È piovuto poco. Ma insomma, sì. È piovuto abbastanza, anche qualche appuntamento rimandato e però, dai. Non vai a fare paglia all'estero? No. Lui è uno che sta solo qua, per cui non lo cercate, non viaggia, non mette in moto. Allora, vediamo ora il nostro Mannucci a cavallo con le riprese dei nostri valenti cameraman. Il Frizza e Samu e ti riprendiamo anche con il drone. Va bene. Ok? Vai. Elias Mannucci.
Abbiamo visto nell'inizio di questa puntata i cavalli che saranno presenti alle previsite e poi qualcuno probabilmente anche alle prove notturne, poi la mattina della tratta. Elias Bannucci lo abbiamo visto a cavallo, molto bello in questa sua nuova realtà dove ha la scuderia. Allora, entriamo nella parte di intervista insieme a Pietro e partiamo subito con una prima domanda. Sono state sorteggiate le contrade, com'è andata? Bene. Quante contrade pensi poter montare? Non ci devi di nomi. Dai, fare un numero, dire un numero non è proprio, però ci sono delle situazioni per buone per poter avere possibilità di essere a cavallo, dai, diciamo così. Ma te sei mai stato squalificato? No. Sicché in quella tabellina che ho letto mentre stavamo guardando i cavalli, ti sei squalificato da solo. Autosqualificato. Allora, il palio nei corsi 8, qual è quello a cui sei più affezionato, quello che ti piace di più, quello che dici cazzarola, era veramente un palio gaiardo? Dai, quello perso purtroppo per poco, solo per due, nella Chioccia, 2017. È un palio combattuto, anche quello nella Pantera nel 22. Una per tutti. Sì, dai, sono pali abbastanza combattuti. E purtroppo non è arrivata la vittoria, però dai, ho dato il massimo che potevo dare. Poi chiaramente uno al senno di poi, riguardando qualcosa di diverso poteva fare per provare ad arrivare più avanti, però lì per lì ci metti il cuore e l'anima e va bene così, insomma. Il prossimo anno sono 10 anni che monti in Piazza del Campo. Passato veloce? Sì, passato veloce perché quando ti diverti il tempo passa più veloce. Beh, Elias, uno si diverte molto e poi sei giovane, sei un ragazzo. Mentre noi stiamo facendo l'intervista, Elias ha fatto venire lo chef Tonino che sta preparando il pranzo. Ha voluto la trasferta però, perché siamo fuori comune Monteroni, capito? Di che è venuto con la trasferta. Allora, Elias, come è andato tutto l'inverno e come è andato il protocollo? Molto bene tutte e due, dai, un'invernata positiva, il protocollo, i cavalli sono andati bene, io mi sono divertito e dai, molto bene. Siamo arrivati al punto giusto di preparazione sia per me che per i cavalli, quindi sono contento. Ecco, ma per vincere che ti manca? Niente. Ha detto niente. La situazione giusta e basta. E arriva prima il banderino. Arriva prima il banderino e saperla sfruttare. No, volevo fare una riflessione perché l'anno scorso con Franco ti fece una domanda, avevi corso il palio di luglio con la Pantera una per tutti e poi dicesti non mi sarei aspettato di rimontare ad agosto del 2022. Ti abbiamo rivisto in piazza 2 luglio 2023 con Astorius nel Nicchio, ad agosto non ti abbiamo rivisto. Te l'aspettavi o non te l'aspettavi di non montare ad agosto? Me l'aspettavo per le contrade che c'erano, perché era un po' più difficile l'incastro e per come poi è andata la tratta. C'era possibilità di montare, però poi con l'assegnazione e tutto, diciamo... No, anche perché... Non fu un'assegnazione semplice. Elias, nel tabellino, ora non lo rileggo, però praticamente di agosto va sempre al mare. Cioè. 17 no, 17 c'era. Di conseguenza... Ecco, allora, ecco, in questi 10 anni, dal 2015, nel tuo esordio nel Leocorno con Mississippi, all'ultima carriera, 2 luglio del 23, con una storia nel Nicchio, quanto sei cambiato? Vabbè, dai, credo sia normale. Se uno vuole continuare a restare in un ambiente competitivo, deve comunque adattarsi per andare avanti, diciamo, e migliorare, no? Quindi credo di essere cambiato abbastanza, sia dal punto di vista caratteriale, dove comunque continuo a mantenere il mio, però diciamo poi uno matura un pochettino e poi dal punto di vista comunque anche a cavallo le esperienze fanno tanto e
dai, si fa di tutto per poi mettere a frutto tutto. Sei diventato un po' più cattivo? Ma cattivo non dipende uno come lo intende. Poi uno cattivo, diciamo, competitivo. Ecco, rimane la competitività come poi sono sempre stato. No, anche perché sei acclamato come uno dei partenti, perché molte volte questo ne abbiamo parlato in tutti questi anni, e anche un motivo quando ci troviamo al sottologio con Silvano Vini, detto Bastiano, anche lui partitore di grande qualità, che è poi una questione istintiva, cioè non è che si compra il libro, come si parte alla mossa. Fisici simili comunque, Bastiano Mannucci, da. Sì, è una forma istintiva. Te sei uno che parte, vai via sempre come una fucilata, e poi? Ma e poi c'è da fare 3 giri in piazza, ci sono altri 9 che corrono insieme a te. C'è quella bella canzone, e poi? Quindi dai. A volte sei competitivo, parti davanti, fai un tipo di palio, a volte sei alto al canapo, più difficile perché non è che quegli altri dormono e aspettano me. E quindi dai, dipende un pochettino. Bisogna trovare la situazione giusta e riuscire ad arrivare prima in fondo. Allora, sicuramente sarai a cavallo questo palio e vedremo quali saranno l'assegnazione dei cavalli e vedremo quale sarà la contrada che vorrà farti indossare il giubbetto. Pietro? Sì, no, appunto, l'estrazione è andata bene, è uscito il nick è l'ultima contrada dove hai corso. Vorrei innanzitutto parlarci un pochettino dell'ultimo palio, appunto, corso con Astoriux, cavallo che non era la punta, lo possiamo dire, posto al canapo, se non sbaglio l'ottavo o il nono, sì, ora non sì, ricordo, sì. Quindi un palio nelle retrovie, come lo puoi raccontare l'esperienza? Allora, un'esperienza bella nei 4 giorni, perché comunque ho conosciuto una contrada dove non avevo mai montato, mi sono trovato molto bene, ho montato un cavallo che comunque aveva già fatto un palio, quindi esperto, non ha dato nessun problema per le prove. E posto alto al canapo un po' più complicato, anche perché sotto c'erano cavalli veloci, insomma, accoppiate molto competitive. E niente, ho cercato di fare il mio palio, diciamo un po' più da dietro, cercando linee un po' più interne, un cavallo che comunque te lo permetteva, perché alla fine la precisione non gli mancava. E niente, si è fatto un palio un pochettino, sì, cercando di onorare il giubbetto al massimo, ecco, delle potenzialità di quel che si poteva fare. Ecco, 2 luglio 2023, un lotto dove Violenta probabilmente era l'unica vera protagonista, come poi ha dimostrato, mentre l'agosto 2023 forse era un pochettino più equilibrata la situazione, potevi dire la tua in caso di monta, in maniera più dominante? Sicuramente, anche per come è andato il palio, però tanto poi non c'ero, quindi non c'eri, quindi si parla, diciamo, del niente, però dai, sì, era un lotto a luglio, Violenta era abbastanza superiore. Ecco, ora si è ritirata Violenta dalle carriere, sposta un po' gli equilibri questo ritiro di Violenta, o ci sono ancora quelle punte di cui abbiamo visto, insomma, le gesta negli anni precedenti? Ci sono ancora dei cavalli forti che comunque possono essere considerate punte, quella era una punta importante, però ripeto, c'è anche un ricambio rispetto ai cavalli forti. Ecco. Senti Elia, se secondo te debutterà uno o due nuovi Fantini, perché ce ne sono 2 squalificati che sicuramente avevano la monta assicurata. Dai, può darsi, se qualche contrada ha la situazione per poterli farli debuttare, può essere, potrebbe essere. No, c'è una battuta che io amo ricordarla, che i giovani stanno invecchiando. C'è stato il Covid nel mezzo, per quei 2 anni dove siamo stati tutti fermi. E i giovani stanno invecchiando perché ancora i vecchi non vanno in pensione. Vabbè, finché riescono a fare bene, a fare prestazione, è giusto che per loro che restino. Dai. Allora, come ti trovi quindi nella tua nuova abitazione? Molto bene, sono riuscito a allenare cavalli tutto l'anno, anche con la pioggia, le piste, insomma, sempre molto, molto buone, quindi molto bene, sì. Senti, sei sereno adesso in questo momento pre-estrazione, anzi post-estrazione e pre-assegnazione? Sì, io questo dico sempre, secondo me è il mese più bello, è quello dopo l'estrazione, quello dove pensi solamente lì,
è finita praticamente la provincia, c'è l'ultimo Mociano poi da fare, ma sei solamente concentrato su poi quello che dovrà essere, allenamenti e basta, quindi sì. Il telefono squilla? Sì, dai. Quanto basta per essere, quanto basta? Sì, quanto basta per essere positivi e tranquilli, no, però carichi al punto giusto, motivati. Chiaramente. Senti, l'ho chiesto anche a altri Fantini che abbiamo fatto le interviste. La notte del 28 dormi o non dormi, fai tutte le tabelline, tutte le ipotesi sulla scelta dei capitani e sulle ipotesi di dove le contrarie che potrebbero essere di tua attenzione. Sì, sì, uno si fa tutti sempre i suoi pensieri e i suoi... Ma dormi o no? No, non dormo. Ah, dormo la notte? Sì. Ma sì, sì, sono poi, non è che fai i sonni di quelli che ti riposi, però dormi, sì. Dormi. Sì. Quanto basta anche lì. Senti, volevo toccare invece adesso un argomento un pochettino più dolente, lo tocco con tutti i Fantini, le cadute. Qui insomma un pochettino ce ne sono state per tutti, no? Il battesimo che prima o poi tutti fanno. Ecco, che cosa ti hanno dato le varie cadute che hai subito nel giorno del palio, nel momento in cui vedi il tufo e stai per impattare, la sensazione e il post? Siamo andati in terra, no. Per questo te lo chiedo. Niente, dai, succede, non ti dico che siamo abituati, però succede, capita nelle corse, capita dappertutto, la cosa è che ti gira le scatole perché poi è andata, insomma, la carriera, quindi parlo del palio, certo, insomma. Certo. Niente, poi qualche segno ti lascia e giramenti di scatole, sì. Tanto. Ecco, sì. Ma ti hanno insegnato anche magari... nel migliorare una traiettoria, nel gestire i momenti. Dipende come accadono, insomma, se poi a volte succede non proprio troppo per colpa tua, impari giusto, hai sbagliato poco, è successo perché siamo un 10 lì, a volte può capitare, se sbagli qualcosa te ne accorgi perché quando ci batti dici la prossima volta che sto più attento. Quindi dipende sempre un po' dalle dinamiche. Ecco, perché comunque ne abbiamo parlato anche con Giovanni Azzeni, detto Tittia, del palio deludente, no? Te ora hai detto il palio del 2017 per ora è quello che ti ha dato più soddisfazione, speriamo che per te insomma ce ne possa essere uno ancora più soddisfacente, certo, con il nervo alzato. Il palio più deludente invece in cui dici quindi pensavo di poter fare bene e così non è andato. Quello della torre del 19. Torre Rocco di Nice. Rocco Nice. Per il cavallo che aveva vinto l'anno prima. No, il cavallo era il cavallo mio, il cavallo aveva già vinto e purtroppo una situazione dove alla mossa è venuta male. E poi dopo anche lì, quando la Fadelli, non è che aspettano te che gli altri. Certo. E allora lì un po' di rammarico nella prestazione c'è stato, però serve anche quello per imparare tanto, perché poi quando ci batti la bocca, non fisicamente ma mentalmente, esatto, è peggio forse, insomma, se non ti fai niente dopo la caduta, sì. Diciamo anche quello serve per imparare qualcosa, certo. Senti, 4 giorni sono lunghi, sono corti, come le passi? No, passano in genere, passano sempre bene, dai. Sono 4 giorni in cui poi uno durante diciamo la sua carriera impara un po' a gestirseli, no? La prova la mattina. Cosa fai? Va al cinema, al teatro? No, la prova la mattina, poi dipende, magari a volte uno torna a scuderia, un'occhiata a cavalli, a volte magari resti in contrada, resti a casa, ti riposi, chi va in piscina, chi vuole andare a correre, boh, ognuno fa un po' le sue cose. Insomma, un po' di vacanza se vogliamo, no? Dai, sì, impegnati. Relativa, sì. Sì, però sì. C'hanno un sacco di c'hanno una fa niente. Ho capito, ma c'è la pressione. Sì, la pressione. Diciamo cambia il ritmo, cambia quello ritmo. Che è quotidiano, esatto. Quando sei a scuderia. Sì, bravo. Ecco, ora mi dispiace perché ancora non hanno inventato la televisione con l'odori, se no vi facciamo sentire l'odore che arriva dalla cucina dove c'è lo chef che sta preparando questo bellissimo pranzo. Te che cosa mangi abitualmente? Ma a pranzo pasta e poi a cena dipende, pesce, un po' di carne, verdure.
Che dice Mario? Vabbè. Mario fa. Non squadri un attimo. Intanto c'ha già la maglia. Ma di che ti lamentavi, Mario? Cosa c'è? Ho visto che ti muovevi e la mente. Buon odore, buon odore. Ah, te l'ho detto. Che stavi sottolineando. No, prendi in giro. Allora, arriviamo al gioco dei barberi. Prego, sì. Vediamo il nostro... Ah, no, ci tengo a sottolineare, l'anno scorso c'era il sacchetto di carta. Faceva schifo, una cosa vergognosa. Abbiamo aumentato il budget. Quest'anno viene anche... Cucinelli. Cashmere. Prego, peschio. Allora, quest'anno c'è la variante, spiegate. No, dopo, no. Intanto fallo pescare. Vabbè, dai. Elias Mannucci, detto Turbine, pesca. Avanzate di... Civetta, contrada della civetta, una contrada che... prendo il microfono un attimo in mano, una contrada che ha... stata insomma fortunata nelle estrazioni precedenti perché ha scontato tutte le squalifiche, ritorna sul campo con il Leocorno in piazza, fresco di vittoria del 2022, quindi una situazione particolare, capitano nuovo ma nemmeno troppo, ovvero Roberto Papei, spiegami un po' una situazione nella civetta. Ma una contrada è comunque, dai, è... c'è presente per due carriere, su luglio e agosto, è una contrada con cui ho parlato, insomma, ho conosciuto il capitano. E qui finisce diciamo il rapporto in questo momento? Sì, in questo momento sì. In questo momento, ecco. Potrebbe nascere magari, sì, in futuro. Sì. Ecco, ma quest'anno c'è la variante, aveva accennato Franco, non so se sentivo, c'erano dei bigliettini di carta. No, anche. No, ora adesso non sono stato a palpare. Vabbè, insomma, abbiamo fatto una selezione di cavalli, non che corrono adesso. Cavalli, okay. Insomma, del passato, okay. passato recente. Cavalli che hanno vinto, che non hanno vinto, che hanno vinto una volta ma poi non hanno rispettato le attese, quindi pesca un cavallo, vediamo un po'. Chi ha pescato? Osvaldo. Tutti Osvaldo pescano, sì. Dai Osvaldo l'hanno già ripescato, allora, ce n'è solo uno il bigliettino di Osvaldo, quindi non li ho... Osvaldo, un cavallo che hai visto insomma anche nel percorso della tua carriera. Che palio potresti fare con Osvaldo e con la civetta? Guardando un po' i cavalli che ci sono oggi, chiaramente non avendoci il lotto, però... Provare a partire davanti e, come si dice, dove si arriva si mette la bandierina. La bandierina. Però... Provare ad arrivare il più lontano possibile, dai. Ok. Però ti smonti. Hai fatto qualcosa che non dovevi fare alle prove e quindi ti si smonta. La dirigenza buono, decide... ma tutte le peggiori. Allora, perché vogliamo riportare un pochettino il palio ai tempi di una volta, no? Quando ancora succedeva. Quindi ti smontano dopo la seconda prova e niente, però insomma diciamo che la dea bendata ti dà questa opportunità. La mattina del 2 di luglio puoi trovare una sistemazione e ti è andata... Adesso meglio mi sembra, perché comunque intanto nicchio... perché il rimonto non rimanga a piedi. Beh, questo è già sceso. No, non ti ho sceso io, no, ti ha sceso la dirigenza. Vabbè, capito. Rifatela con lui. Ecco, il nicchio è una situazione diversa, insomma, il capitano è Marco Bruni, che hai conosciuto bene lo scorso anno insieme a tutta la dirigenza, lo staff palio. Quindi nicchio è una contrada già ci ho montato, mi sono trovato bene. Adesso c'è arrivato. Adesso ci arriva, sì. Cavallo. Preziosa Penelope. Mi sembra che l'affare sia andato... Sì, è andato migliorando. Andato migliorando. Ecco, con Preziosa Penelope, anche con un lotto, penso, di oggi, potresti fare bene, no? Sì, sì. È una cavalla che ho anche avuto a scuderia, quindi... Conoscerei anche, diciamo, il cavallo che ho sotto, dai, c'è poco da dire, grande qualità. Sarebbe una situazione ideale per cosa del genere. Sì. Ecco, Marco Bruni ha detto che chi ha paura della rivale non deve montare nel nicchio. Ha ragione. Te hai paura? No, perché la rivale in piazza c'è e uno quando comincia a fare questo lavoro sa che può esserci e sa che deve averci a che fare. Così. E questo è il mestiere di Elias Mannucci, il mestiere del Fantino. Nicchio, Preziosa Penelope, questa è la
situazione ideale per, sì, abbiamo, per Elias. Abbiamo registrato, che questo lo teniamo agli atti, diventano nell'archivio. Allora, a questo punto siamo quasi al termine, sì, della nostra, la nostra puntata con Elias Mannucci. Ora ci alziamo perché entra in scena Mario Poggibonsi con la maglietta. Allora, sì, no. Chi è? Dici, Mario? No, ce l'ha parlato te. Sì, 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 ma ci alziamo in piedi con Elias. Mario, vieni qui, vieni qui. Ti faccio. No, ma vieni, c'entri proprio qua. In mezzo? Qua nel mezzo, qua nel mezzo. Sposta tutto. La manovra. La manovra. La retromarcia. È un tiro. Allora, Elias, quali sono gli ingredienti del palio? Mm. Trovare la situazione giusta, e questa è la base. Prendere un buon cavallo, e questo ti piacerebbe, insomma, sì, prendere, sì, il buon, cioè, cavallo. Dopo aver lavorato bene con la stalla, posizionarsi nel posto giusto al canape, e anche questo non dipende da te. No. Servire tutto con la cronaca di Franco, e questo ci deve pensare lui. E poi un'abbondante dose di... Cioè, ma te lo avete già scritto, culo? No, lo devi dire te. Un'abbondante dose di culo. Quanto conta il culo nel palio? Un pizzico di domande piccanti. Quanto conta? Sì. Conta abbastanza, perché dove non puoi metterci la mano, come le mani, come l'estrazione posta al canapo. Nel culo ci si può. No. Vabbè, questa... diciamo, l'estrazione posta al canapo e queste cose qui, che non dipendono da te, devi un po' attendere gli eventi. E poi quanto conta dopo, in corsa uno deve cercare di fare quello per cui si è preparato tutto l'anno, quindi... Per ora quanto culo hai avuto in questi anni? Ma senti, ho la fortuna di fare quello che mi piace, alla fine ho saltato qualche palio, ma ho corso almeno un palio all'anno, quindi già lì posso dire che, se si può parlare anche lì un po' di fortuna, dai, mi ritengo abbastanza fortunato. E poi nello specifico, a volte è andata male, è un po' mancata, a volte ci sono arrivato vicino. Però, insomma, questa è una costante, dai, che abbiamo. Mario, girati. Mario, girati, perché quest'anno, l'anno scorso devi scrivere un pensiero, sì, quest'anno invece devi scegliere culo. Il culo, perché vedi, qui ci sono tutti i cavalli presi di culo, e devi scegliere il culo che ti piace di più, insomma. Okay. Guardali bene, perché è una, okay, scelta importante. Mario, ti ho detto di portare i pantaloni chiari, perché se uno volesse firmare il tuo... Che ridi? Questo allora, va, vai. Quale hai scelto? Questo in alto? Sì. Perché hai scelto questo? Cosa ti è piaciuto? Mi garba come è messo. Ti piace come è messo? Va bene. Puoi firmarlo, Elias? Soprannome, nome, firma completa. Come preferisci, come preferisci. Turbine, turbine. Turbine, turbine. Vai. Il culo in alto a sinistra è quello che ha scelto Elias Mannucci, detto Turbine. Mario, a te il pennarello. Adesso siamo arrivati. Alzati, Franco, vieni, vieni. Si... Facciamo vedere anche. È bello? Che culo. Ti ricorda qualche cavallo questo culo? Sì, è bello piazzato. Sì, qualche cavallo c'è così, però non te lo dico. Chiaro. Spero di montarlo. Va bene, allora vedremo. Poi dopo il palio ci dirai se era quello. Bravo. Franco, siamo in chiusura. Allora, in chiusura, innanzitutto ringraziamo Elias dell'ospitalità. Grazie, come sempre, a voi. Con grande carineria. Poi ringraziamo lo chef Tonino, ringraziamo un'altra persona che è presente, che sta collaborando, Serena. E cosa ti dobbiamo dire, Elias? Vai, non so, vai e torna vincitore. Ti garba? Sì, molto. Ti garba. Vai e torna vincitore. Io non faccio il correttore di professione. E vediamoci il palio del 16 agosto 2017, Chiocciola, la prima volta che montavi nella contrada di San Marco, con solo tu due. Che ricordo hai di questo palio? Bello, dai. Un palio, ripeto, dove... sono arrivato vicino all'obiettivo, è mancato poco, però quando sei lì a fare quello che ti piace e lo lotti è sempre bello. Allora, vediamo se trovi quello che ti è mancato ora, il 2 di luglio. Sì, allora, 16 agosto 2017, Chiocciola, saluto 2, Elias Mannucci, detto Turbine. Grazie a voi e buon proseguimento di giornata.
non forzate, non forzate. Montone, Oca al tuo posto, chiocciola, Oca. Onda, non L'Aquila, forzate, Bruco, Selva. Entrata affiancata, mossa valida, parte in testa la chiocciola, il Montone all'interno, l'Onda, L'Aquila, l'Istice, la Selva, primo San Martino con il chiocciola che sta facendo l'andatura, Montone in seconda posizione, segue l'Onda, L'Aquila, la Selva, il Bruco, l'Istice, primo Casato con cavallo del la chiocciola che ha fatto un leggero scivolone ed è l'Onda che prende la seconda posizione, terza posizione per il Montone, chiocciola, Onda, Montone, Aquila, Bruco, Selva, sono caduti due pantini, il pantino dell'Istice ed ecco è caduto un altro pantino, il pantino del Bruco, arriviamo al Casato con chiocciola. Inizia l'ultimo giro, l'attacco dell'Onda, vediamo l'Onda di gran galoppo con attacca la chiocciola ed è anche il Montone in terza posizione, l'Onda guadagna la prima posizione, Onda, chiocciola, Montone, Aquila, Selva, grande volata finale verso il Casato con l'Onda in prima posizione che gira il Casato, seconda la chiocciola, terzo il Montone, quarto Aquila, quinta Selva!